Stiamo andando a San Giovanni di Sambatello. Nel cimitero di San Giovanni di Sambatello, per sua volontà, è stato sepolto Don Italo Calabrò, che per 26 anni ha fatto il parroco di San Giovanni di Sambatello. Adesso noi andiamo un momento a fare sosta sulla sua tomba, perché oggi ricorre il 31° anno dalla sua morte. Affidiamoci dunque al Padre per intercessione di Don Italo. Presentiamogli con fiducia di figli e di figlie le nostre preghiere. Sambatello in qualche modo è diventato luogo di pellegrinaggio per ricordare Don Italo, per ricordare la sua opera che è nata lì l'8 settembre del 1968. Proprio a San Giovanni di Sambatello è stata aperta la prima casa di accoglienza per una emergenza che si era creata nell'accoglienza di disabili gravi. E Monsignor Ferro, l'8 dicembre, ha inaugurato quella casa, nella casa del parroco. Ecco, e questo è significativo, casa del parroco che diventa la casa dei poveri. Per Don Italo questo è tutto, perché lui ha vissuto tutta la sua vita aprendosi all'accoglienza, accanto a Monsignor Ferro, che tutto il suo episcopato l'ha vissuto aprendosi all'accoglienza, soprattutto dei più poveri e dei più abbandonati. È la comunità parrocchiale. Buongiorno, di lei, eh? Io sono per la sesta, la voglio. La serietà che fa parte della vita, insomma, no? Essere seri significa vivere fino in fondo gli impegni che ci prendiamo, no? E la giovialità, no? E questo sguardo che adesso mi è stato riferito. Era così nella vita lui? Sì. Era così. Sempre. E ci conosceva con lo sguardo già. Sì, già. Capiva, pure come ci sentivamo dentro. Ci faceva la radiografia. Sì, sì. A me era un sogno. Non abbiamo fatto niente. Per tutti noi. Ci ha aiutato tantissimo nella nostra vita piena di problemi, ci è stato vicinissimo
e non le porto, io specialmente lo porterò sempre nel cuore. Saremo sempre nel nostro cuore. Lo porteremo nel nostro cuore, perché era davvero un santo. Siamo cresciuti con lui, ci ha sposato, battezzati figli, ci ha portato, aveva sposata piccolina, aveva 16 anni, ci ha portato nella santa strada, ci ha sempre guidato in bene, né in male. Io ho iniziato a fare volontariato perché ho avuto la grazia e la fortuna di conoscere Don Italo Calabrò, un incontro con i giovani del settore giovane nella parrocchia di Pellaro Lume. E da lì è iniziato un po' tutta la mia avventura e la mia esperienza, prima nell'ambito del volontariato gratuito nel manicomio di Reggio Calabria e poi successivamente la mia scelta dell'obiezione di coscienza, proprio negli anni in cui l'obiezione di coscienza era un'esperienza punitiva, era un'esperienza sacrificante. Mi soffermo soltanto a dire 3-4 parole rispetto all'esperienza di volontariato. Don Italo ci credeva tantissimo in questa forma di servizio alle persone in difficoltà. Lui diceva sempre che il volontariato gratuito, vero, senza nulla in cambio, era una forza prorompente per testimoniare l'amore di Dio nei nostri confronti. E da lì, per la nostra diocesi, ma anche per tutta l'intera esperienza della Caritas diocesana, sono stati anni veramente fertili, ma soprattutto sono stati anni in cui tanta gente ha fatto esperienza di volontariato. Gli anni più belli, quando avevamo 18 anni, per noi è stata una fortuna, perché lui da subito si è avvicinato a noi, ci ha dimostrato la sua amicizia, però contemporaneamente ci ha fatto conoscere un mondo che per noi era sconosciuto come giovani di allora. Ha cominciato a portarci in varie realtà del territorio, in alcune parrocchie, in quelle realtà dove si viveva, diciamo, la sofferenza, la marginalità, l'abbandono. E lui rispetto a queste cose ci spingeva a riflettere, diciamo, a ragionare quali erano le cose importanti per la nostra vita. E poi ci ha proposto concretamente, diciamo, di impegnarci, no? Sporcarci le mani insieme a lui per andare a portare avanti, diciamo, delle iniziative atte, diciamo, e aiutare queste persone che erano in difficoltà, qualunque essi fossero, da qualunque parte provenissero. La cosa che di più ci teneva erano le povertà più estreme, quindi erano disabili mentali, disabili fisici, gente, i barboni, erano queste persone cui la gente si schifava pure ad avvicinarsi, no? Grazie a lui, perché mi ha dato anche qui la spinta, va bene, di impegnarmi, diciamo, sia nello studio, ma sia, va bene, continuamente, nel tempo che ognuno di noi aveva libero, di impegnarci per aiutare i nostri fratelli. Ecco, io penso che tra gli altri messaggi il mandato più importante oggi è proprio quello di ricordarsi che i diritti devono essere dati non per favore, ma perché sono dei diritti. E credo che noi abbiamo la responsabilità oggi di tenere vivo quel messaggio che è prima di tutto evangelico e che molti di noi hanno conosciuto grazie proprio all'opera di Don Italo. Ripensando alla vostra esperienza con lui e alla sua con voi, perché quello che voi dite è la testimonianza di vita, capite questo? Quindi avete questa grande responsabilità, ditelo anche alle vostre amiche e ai vostri amici, perché questo è, diciamo, il frutto nel vostro cuore di quello che lui ha seminato, la santità. Poi bisogna fare questi passaggi canonici perché è giusto, insomma, vabbè, insomma. Ma a noi interessa, a voi interessa, anche a me, perché per me è una grande testimonianza e quindi mi dà coraggio, no? Mi conforta. Sapete cosa vuol dire conforto? Sapete cosa vuol dire conforto? Non vuol dire semplicemente, tu come ti chiami? Maria. Maria, Maria ti conforta, Maria. Significa confortis, dare forza, dare forza. È bello ritrovarci oggi, 16 giugno, accanto alla tomba, sulla tomba di Don Italo. Qui il suo corpo come seme
gettato nella terra come è stata la sua vita e in attesa della risurrezione. Ed è bello che ancora una volta Monsignor Morrone abbia voluto porre un gesto fortemente significativo. In questo giorno, nei primi giorni del suo ministero, venire sulla sua tomba, perché il messaggio di Don Italo, l'esperienza di Don Italo, la testimonianza evangelica di Don Italo possa essere non solo un fatto del passato, ma del presente e del futuro. A me qualcosa che mi ha segnato è stato quell'incontro a Lazzaro, quando è stato rapito il figlio di Cesare Diano. C'era la festa della Madonna delle Grazie, che d'accordo in tutta la zona pastorale, d'accordo col parroco Don Mimmo Varino, abbiamo sospeso. E quel giorno, all'ora della processione della festa, all'aperto, Don Italo Calabrò ha celebrato la Santa Messa per chiedere al Signore il dono della liberazione del piccolo Diano. E lì Don Calabrò ha detto parole forti ai cristiani, alla gente numerosissima che si era radunata lì e ai mafiosi. Ha detto loro soprattutto: voi non avete onore, vi chiamano uomini d'onore, ma voi non avete onore, perché chi rapisce un bambino, chi fa violenza ai deboli, non ha onore. Mi ha colpito molto questa parola di Don Italo, perché lui questa parola l'ha detta in un momento particolare, però era il suo stile di vita. Io conosco la deformazione che in seno alla mafia è stata data proprio a questa parola uomo. I mafiosi si ritengono uomini e addirittura la parodia diventa sacrilega, uomini di onore. Se c'è qualcuno che non è un uomo è invece un mafioso, e se c'è qualcuno che non ha onore è un mafioso. Mentre stavamo pregando il Padre Nostro, così, pensando a Don Italo, naturalmente, mettendo insieme in questa distrazione in preghiera, però mi sono soffermato, tenendo presente Don Italo, su quel passaggio della seconda parte, dacci oggi il nostro pane. Ho immaginato in quei frangenti di secondi che abbiamo a disposizione, che chissà lui quante volte si è soffermato proprio su questa parola, no? Dare ai suoi amici, alle sue amiche, ai suoi figli, alle sue figlie la gioia di un pane che viene dal cielo ma che ci procuriamo con le nostre mani, frutto del nostro sudore. E quindi lui, ho immaginato, tenendo presente tutta la sua opera, non so se è il suo pensiero, ma così, questa immaginazione, come fare, come, Signore, come, chissà quante volte lui ha dovuto, no, di fronte alle difficoltà concrete della vita, e il Signore gli ha suggerito: non ti preoccupare, sto immaginando, quindi mi sto facendo un po' infine. Ma sì? Vabbè, quindi Don Italo me l'ha suggerito. E allora, quindi, perché vedete, io vengo anche da una realtà che certamente è molto più semplice di questa, perché è meno complessa. Però in questi ultimi anni io ho dovuto battere molto il chiodo su questo aspetto qui. Certo, Dio ci aiuta, ma com'è bello quel pane che profuma di quell'umanità, che è frutto del sudore della nostra fronte, quanto è frutto del tuo sudore, soltanto lì sappiamo essere capaci di spezzarlo anche per gli altri. Ma quando non è frutto del nostro sudore, ci prendiamo anche quello degli altri. E questo è contro il Vangelo. Io penso che, questo è il mio pensiero, ma su modi diversi e anche più ampi rispetto a questo pensiero grezzo che vi ho offerto, credo che Don Italo si è
spinto così. Però attenzione, mi pare, non vorrei anche qui dire una stupidata, una baggianata, ma l'ha fatto in nome di chi? In nome di Dio. Questo è importante. Sono qui per un motivo semplicissimo. Sono venuto a venerare un uomo di Dio. Un uomo che ha votato, legato la sua esistenza al Signore Gesù, seguendolo passo passo e ponendosi, credo, una domanda nel suo cuore, come abbiamo detto poc'anzi. Signore, cosa vuoi che io faccia? Ispirami i passi giusti, il pensiero giusto, le opere sante. E in questa via, che è la via già tracciata da Gesù, Don Italo, con la sua presenza, con la sua figura, con il suo esempio, con la sua semplicità, ma soprattutto con la sua profondità, ha tracciato nuovi sentieri che oggi sono percorsi da tanti suoi amici e amiche che lui ha seguito con tanto amore e adesso ci segue dal cielo. E quindi io sono qui perché chiedo a lui di intercedere per me, perché possa essere come lui un segno dell'amore di Dio, nonostante me. Vi ringrazio di questa vostra testimonianza. Non avete detto nulla, ma ho visto le vostre... Se siete qui, lo dobbiamo al Signore mediante Don Italo. Questo è molto bello. E quindi voi dovete, in suo nome, continuare la sua opera in nome di Dio. Perché lui è uomo di Dio. Voi lo testimoniate. Vi ringrazio. Vi ringrazio molto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Cosa che ricordo di Don Italo e che vorrei ricordare di Don Italo è la sua capacità di saper dire sempre sì senza risparmiarsi, comunque, ma nella verità. Conosciuto attraverso le sue opere, che ho visitato tutte, ho incontrato spesso quel gruppo di persone che ancora oggi guida queste sue opere. Sono stato nella casa dove ha abitato lo stesso Don Italo, abbiamo fatto riunioni, incontri, sono venuto già diverse volte anche qui dove siamo adesso, sono venuto nell'altra casa che hanno, quella che ho benedetta io, quindi ho avuto tanta vicinanza, conosco tutti i dirigenti di questa opera. Ma io credo di poter dire che rappresenta veramente il modo di vivere quello che il Signore ci insegna, il comandamento dell'amore, viverlo donandosi e non aspettando dagli altri niente per sé. Questa è la sintesi, direi, massima che possiamo fare di lui. Un uomo che ha amato, si è dato per gli ultimi, per aiutare gli ultimi, ma senza averne per sé richieste di onori, eccetera.